con un'altra puntata di eh, A Tu Per Tu, il nostro contenitore politico che eh, questa settimana caro Faltoni ospita un tuo collega, perché è un avvocato è un avvocato notissimo un cavallo, tanto buonasera a tutti, benvenuti direi un cavallo di razza assolutamente, assolutamente Oh. Un po' attempato, ma... No, prima sono nella stalla. <ride> allora, Maurizio uh, Bianconi, appunto, avvocato ovviamente del Foraretino, già uh, parlamentare per due legislature, no? Se non vado... e, e tre in regione, no? E, e tre in regione toscana. Allora, sono tanti gli argomenti di cui potremmo parlare con, con Maurizio Bianconi, che mh, per quanto mi riguarda fa parte un po' anche della mia storia professionale, perché poi, se non sbaglio, no, sono stati tanti gli incontri, tante le campagne elettorali vissute insieme. Eh, a anche volte... collega di giornalismo siamo stati, ecco. perché io ho fatto per tanti anni una bella trasmissione che aveva tanto seguito, è ti vero, ricordi? È vero, è verissimo. Ehm, beh insomma eh, questi dieci anni in, in Parlamento e poi anche l'esperienza in Consiglio regionale fanno di Maurizio Bianconi appunto un cavallo di razza non solo per quanto riguarda l'avvocatura ma anche la politica e mi ricordo è una grande esperienza assolutamente mi ehm. ricordo che in una delle interviste appunto di, dei primi anni in cui iniziavo a lavorare eh, mi disse io faccio politica da quando ho i calzoni corti ecco. eh da allora questo mondo però, come è cambiato? Cioè, oggi cosa diamo in mano a chi magari dentro di sé ha il fuoco e la passione per la politica vera, quindi per l'interesse pubblico, vero? No, mi sembra ci sia un po' poco. <coughs> mi sembra che ci sia una, una, uno scadimento che non è dato dal destino cinico e baro, cioè non è che le cose sono andate così. C'è, lo dico da anni e naturalmente molti mi dicono che sono un visionario, poi dopo quelle cose che dico da anni, puntualmente l'avete verificato sia sul piccolo che sul grande, più o meno eh, si verificano, ma non perché sono indovino, perché io uso due parametri, l'esperienza e il buonsenso. Dietro l'esperienza e il buonsenso ci metto quel po' di cultura che ho, ma davanti ci metto sempre l'esperienza e il buonsenso. L'esperienza mi dice che oggi c'è un flusso economico-politico che tende all'impoverimento delle assemblee di rappresentanza, delle classi rappresentative, delle istanze del popolo, di quelli che si chiamano i corpi intermedi, perché intendono non dialogare più con una società democratica ma con una società di consumatori. E quindi il Parlamento è fastidioso, il Senato è fastidioso, il Consiglio Comunale è fastidioso, il Consiglio Provinciale si è abolito eh, e quindi si fa Banca Centrale Europea con Banca d'Italia, eh, 0,2% più 2%, l'economia diventa un imbroglio politico ma soprattutto i politici devono essere una categoria che non deve assolutamente rompere i coglioni. E quindi c'è uno scadimento totale. Quindi lo svuotamento dei partiti, non c'è più un partito che funziona, ce n'è uno che funziona. Ci sono i partiti personali, ora sono tutti con Salvini, prima erano tutti con Berlusconi, prima, prima erano tutti con Renzi, ma non c'erano quelli del PD, vedi il PD cerca di riorganizzare il partito, che figura Cacina che fa, che non è in grado neanche di metterlo insieme. A destra non c'è un partito perché c'è una tribù che sta intorno alla Meloni, un partito famiglia anche quello. Non c'è più un, un, una connessione. La, la, la Costituzione, l'articolo 49, dice nel 49, sì, che la politica si fa attraverso i partiti. Lo in un altro modo, ma questo è il senso. I partiti non ci esiste. sono più e quindi c'è soltanto dei capatazze che via via vengono e quindi la qualità della politica scade oggi chi ha voglia di far politica non la fa in genere se mettono a far politica quelli che dicono i politici sono ladri, allora aspetta che ci vado perché vedete se faccio tutti i libri anch'io non c'è qualità si trovava al posto giusto al momento giusto poi lo cavavi più cioè questo problema sì, questo, questo è il ragionamento sempre del dopo no del no, dopo no, cioè... fammi che ti spiego quando che ti spiego, ti dico come la penso. Quando venne le cosiddette mani pulite, ora a noi ci sembra ieri perché sa un'età, ma c'è tanta gente che ne ha sentito soltanto parlare, perché e quelli che sono nati nel 2000 vanno a votare, e era già successo da dieci anni, mani pulite, quindi sono L'Italia non è che democraticamente è insorta e ha votato contro la democrazia cristiana, ha votato contro... C'è stato un magistrato che l'ha messo tutti in galera ed allora tutti si è incominciato a dire che quelli rubavano. Ma lo sapevano tutti da prima che rubavano. Cioè, li volevano così. Io dicevo in quella trasmissione famosa io aspetto qui uno che abita ad Arezzo in via Crispi ogni volta apriamo una via che non ha mai chiesto una raccomandazione viene qui per piacere e me lo dice. Non c'era perché vivevano con quei politici perché gli stava bene così. Quando la politica non ha avuto più soldi da dare, non ha avuto più piaceri da fare perché gli americani non ci davano più una lira, perché il mondo non era più in due blocchi, allora i politici sono diventati ladri perché pigliavano per sé e non davano più a loro. Ma lì il primo colpevole non è la classe politica, il primo colpevole è il popolo italiano sì. che, che, che genera una classe politica non adeguata. Ma stai attento: la classe politica non adeguata. Comunque il politico lo sapeva fare. Invece questa è una classe politica inadeguata che il politico non lo sa fare. Allora è meglio un ladro che sa fare che un imbecille che non sa fare. Questo, Questo sicuro. Però, ecco. però l'esempio non può neanche essere quello che succede ora in Francia, no? nel senso non può essere neanche la violenza. Certo, il popolo italiano è sicuramente un popolo che prima di scendere in piazza. Sì. No, io dico ancora si sta troppo bene, questo è un po' quello che spesso ci diciamo. Italia, no? Italia... Nel senso cioè, ci lamentiamo, però poi non. Eh... La Francia ci ha dato una lezione. Ecco. La Francia ci ha dato una lezione perché sono, come avete visto alla televisione, sono scesi in piazza i padri di famiglia, certo, medio piccolo medio, non sono scesi in piazza i ragazzi, ci sono stati anche i casser Però voglio dire: i Gilet, eh, l'avete visto le in interviste, fa tutta la gente con i capelli grigi, erano mamme. Perché in Francia esiste una classe media vastamente intesa, che nel momento nel quale apprende che sono lesi i suoi diritti, prima lo dice, poi lo ridice e poi scende in piazza. Noi invece, appena ci accorgiamo che sono lesi i nostri diritti, si va dall'amico più prossimo per vedere se il mio diritto, intanto, viene un po' salvato. Poi si va da un altro, poi si va da un altro, poi ci si incassa la televisione, poi si vota uno che ci pensi per noi a ridarci i diritti. Mi sembra che abbia un po' dipinto quello che è successo, ad esempio, con Banca Etruria. No? Esatto. Questo è successo. Cioè, alla fine sono scesi in piazza, per carità di Dio, coloro che si sentivano truffati, poi sono saliti alcuni sul carro di Salvini o della Meloni, ehm, però poi. Insomma, sembra che tutto sia, no. Ecco, oramai che abbiamo qui Maurizio. Ma ci vuoi dire, Maurizio, questa eh. banca? Eturia, eh. Che storia è? Oramai tanti passati. Tanti a questa, a questa, tele Beh, io io questa televisione. Ma i responsabili stato, non verranno mai fuori. No, sono stato. Come al solito volano sempre gli stracci. Eh. Io lo, lo dissi subito. Non avevo capito bene come stavano le cose perché non facevo diritto bancario e non mi interessava da quella roba lì. Però facendo un po' di conti vidi subito che mancava 800 milioni. Subito, dai soldi che davano 800 milioni. Caso strano, gli 800 milioni erano quelli che avrebbero dato tutte le obbligazioni che sono rimaste senza copertura, sarebbero state tutte restituite con quegli 800 milioni. Era proprio la cifra precisa. Di quelli... presi, cioè... Aspetta, no, quando il sistema bancario decise di fare il prestito, le offerisce al netto di questi 800 milioni ah, che se avessero fatto questo conto qui nessuno si accorgeva di niente. Intanto la banca era stata devalorizzata perché una settimana prima avevano venduto a pochissimo dei crediti a una società che faceva capo a un noto banchiere. Ora non, e io non lo posso più dire perché non sono più deputato ah. quando ero deputato lo dicevo ho fatto anche due interrog tre interrogazioni sì, sì. se ne sono fregati tutti questo per stesso non, ma, que lui, una non lui. lui una società che faceva capo a lui no 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 no, lui in persona lui è il trade union di tutta questa faccenda ma lui in persona lui no, risulta nel borde di, di, di chi ha comprato come sì. risultava nel board, della, prima ha comprato a un prezzo incredibile in modo da far mh, scendere il valore medio dei crediti di quegli 800 milioni precisi che non sono stati dati, quindi qui l'hanno fatta proprio di scuola. Dopo, eh, dopodiché, quando hanno fatto questo di scuola, lo stesso banchieri è, era centrale nella società che ha fatto l'advisor alla Banca Popolare. Lo stesso, non solo, dicendo che non c'era conflitto di interessi, e era socio e poi è diventato presidente di Chiantibanca, che è una banca naturalmente concorrente di Banca Etruria. Tutto questo, che se fosse stato messo in fila per Benino comportava 15 anni di galera per qualcuno, nessuno l'ha mai detto. Io ho chiesto anche di essere ascoltato dalla commissione di Casini, la commissione delle banche. Lui mi scrisse una bella lettera che mi avrebbe sicuramente ascoltato, mm. e poi fece: scusate, ma la televisione. Oh, così <ride> e a me non mi ascoltò. Tutti gli ho, da, ho, ho dato i documenti. Diciamo, ho, da, ho dato anche i documenti a Villa Rosa, che era quello dei de, 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 de 5 Stelle, e mi sembrava eh, niente. allora vuol dire che c'è una longa manus. Che regola un sacco di cose nelle quali gli imbecilli come me non hanno cittadinanza. Tant'è vero che io ho smesso. Ok. Allora io comincerei ad andare su qualcosa di più attuale, no? No, Tra un po' siamo quasi alla pubblicità. Eh, sì. poi... Con l'argomento, no? Ehm, proprio di recente c'è stato quel fatto gravissimo a Monte San Savino, quindi quel eh, tentativo di furto, con reazione del. Eh, del proprietario che ha sparato e ucciso il ladro e, ora lasciando, la, la, lasciando questo aspetto ma venendo c'è stata una serie di interviste, una rilasciata dal vescovo di Montepulciano, il quale chiaramente eh, ha difeso praticamente, si è preoccupato solo del suo gregge e quindi ha difeso eh, quel, tutto quello che era difeso ha parlato, in maniera, ha parlato e anche difeso quello che era avvenuto, non ha detto una parola di dolore, di pietà per il morto. Poi invece abbiamo letto il vescovo di Arezzo che ha fatto un'intervista di tutt'altro tenore e, e quindi ha parlato quindi soprattutto della gravità della morte, della gravità del fatto. E... Però devo aggiungere che a, a nostra precisa richiesta di ripetere quelle parole a microfono lui si è rifiutato. Eh? Okay. Comunque io vorrei anche dire questo, o che noi pronaca. ora in questi giorni si fa un gran parlare della riforma della legittima difesa con una legge ordinaria, ma nel nostro ordinamento c'è una Costituzione che dice chiaramente che dà eh, preminenza alla vita, quindi nessun... Eh, nessuna lesione della proprietà privata può scriminare il diritto alla vita e quindi la proporzionalità tra l'offesa e il rischio quindi, che corre eh, colui che subisce un furto deve esistere perché quindi deve essere in pericolo la sua vita se no lui non può sparare, questo ce lo dice la Costituzione Ma volevo capire eh, da te Maurizio un po' un, sotto un profondo... O l'affare no, la giuridico? Lasciamo stare, tanto no, la legge legittima... è giusto quello che dici, quindi non lo, te lo conflitto nettamente. No, okay. vabbè, perché dico è vero di... in teoria, ma non si fa, non, non arriva al caso, lasciamo diciamogli... ieri un pochettino della scorsa presidenza. Perché la legittima vabbè. difesa nella proprietà privata non attiene la difesa della proprietà. Attiene la difesa della vita e dell'incolumità eh, di chi vive dentro dire, tutte dentro. le volte oggi il decode accidi, siccome tutte le volte che uno entra in casa coi tempi che corrono con i precedenti, ci sono, non si sa se ti tortura, ammazza, ti ammazza, ti violenta la moglie, ti prende soltanto i soldi, ti dà una vandellata. La legittima difesa è presunta, non eccessa, è eccessivamente colposa, perché non sai che tipologia di ladro ti viene in casa. Perché nove volte su cento chi prende il rischio di rubarti con la gente dentro è disposta ad ammazzarti o a farti del male. Questo è il senso della legittima difesa. Quindi secondo lei Freddy non doveva essere indagato? Secondo me, deve, secondo me dovevano fare un articolo 45 e, e mh, guardare i fatti e poi dire se doveva essere indagato. Però l'hanno voluto indagare. State attenti che 9 su 10 questa, questa, mh, questa mh, rivoltellata ha battuto in terra. Quindi è un, un, un proiettile di rimbalzo ah No, perché l'altro giorno dicevano di sì. Io allora lo, lo, eh? lo stabilirà la perizia. Ecco, eh, benissimo. Però, però l'ogiva va ritrovata nella eh, gamba sì, del moldavo ehm. non è eh, scalfita. Ah, allora vuol dire che gli ha tirato diretto? Eh, non si sa. Va bene, ma nelle gambe si può attivare perché non è il cioè cervello. Le gambe. Eh. Va bene, e no, ma voglio è dire: in dire in ehm. questo, questo, è, questo è il discorso. Perché io, che sto molto spesso da solo in un posto isolato, che spavo malissimo, ho una 7,65 nel tavolino. Perché se passa qualcuno e mi monta in casa io gli tiro, perché non so chi mi viene in casa, hai capito? Dopo no. si fa i conti. Prima gli tiro e poi si fa quindi, i conti. Quindi te vuoi difendere il vitello d'oro? No, io voglio difendere la mia vita di settantenne no. che se ne sta tranquillo in casa sua, capito? Che ho l'allarme, ho le grate e voglio stare in casa. E se uno, quando dormo, mi viene in casa e mi rompe le grate e mi rompe tutto e non ha paura di farsi sentire perché mi vuole rubare, mi può anche fare del male. E io gli tiro, cerco ah. di non ammazzarlo, ma li tiro. Oh, ecco, già hai fatto una precisazione. Tu hai detto le gambe prima. Eh. No, eh, va sì, bene. In... Eh, allora, no, mettiamo di fare l'anime belle, perché se veni in una casa tua e dalla, dalla paura morivi, vai lei se li tiravi anche te. Perché è difficile tirare, non è facile, ma non è colpa neanche di Fredi, è colpa di un prefetto che ha uno che ha subito 38 furti, ne ha denunciato i 4-5 perché ha smesso perché è inutile. Tutti quelli che ci sono stati dicono la stessa cosa, è inutile andarci. Uno. Che dorme da due anni a Monte San Savino dentro, dentro la fabbrica, lo sa tutto il mondo, e non gli viene il dubbio né al prefetto, né al Questore, né a nessuno di organizzargli un punto di difesa, di dirgli prenda una polizia privata, guardi di fare niente, questo l'ha lasciata se stesso. E ora si dice se ha fatto bene o ha fatto male a sparare. Se lo sparava era meglio, perché si è rovinato anche la vita. Questo è il eh, 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 più... Si è rovinato la vita perché sicuramente non lo voleva ammazzare. No. Comunque, eh no, è una persona normale, ma ammazzare uno non è mica uno scherzo. E tutto questo qui, perché lo Stato non ci ha difeso? Perché non ci difende? Perché hanno sempre ragione quegli altri? Allora, non è... Questo doveva essere già fuori, doveva essere già in Galera, doveva essere già fuori d'Italia. Era qui e fa di mestiere il ladro. Era un la Detto questo, io di questo vescovo preferisco non parlare, è una delle tante disgrazie che c'è in questa città. È una, è una sventura? No, 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 è una sventura. Io ho scritto che il peggior vescovo che abbiamo avuto dal vescovo Gualtiero di mille anni fa e più che causò, no, da mille anni, sì, di mille anni fa e più che causò la distruzione del duomo vecchio, cioè la cittadinanza, si ribellò. E tirò giù praticamente la città del vescovo, che aveva il vecchio nome. Una disgrazia così non ci si meritava. Allora, e Bassetti ce lo dovevamo andare via, invece ce lo tiene. Ovviamente l'avvocato Bianconi si assume la responsabilità sì, sì, di questo. Sì, perché che questa dice... è una critica politica okay. a un uomo che fa politica, paludato da vescovo. Ci fermiamo per la pubblicità, e poi invece torniamo insomma sulle questioni aretine, tra cui anche un giudizio su questo sindaco. Allora, eccoci di nuovo in studio con Maurizio Bianconi, avvocato, ex parlamentare, ex consigliere regionale. E parlavamo del vescovo, ma lui non ne vuole parlare e quindi possiamo anche fermarci qua. A suo tempo ci disse il sindaco Fontana. Io me lo ricordo bene, questa. questa non è un d'accordo. Eh, ecco, <ride> esatto. Ma eh, no, dico... mi scappò, non è che lo dissi apposta. No, Fu no, ma, un, ma mi immagino. Fu un lapsus, ma era un lapsus freudiano. Era un lapsus freudiano. Oh, a proposito di sindaco, stavamo parlando della vicenda ecco, di Freddy Pacini, ho visto tante fasce tricolore io a quella mm. manifestazione. Lei condivide che però un sindaco vada ad una manifestazione ecco, di cittadini con mm. la fascia tricolore? No, io, io mai utilizzo un solo mezzo di comunicazione che è Facebook, okay. che non serve molto, ma insomma a me la mattina. È uno spippolatore. No, no, insomma, <ride> ma una novetta la mattina perché se no dopo quando va vado bene. a lavorare sto con tutto lo stomaco eh, contorcinato allora, va bene. Perché ancora ci sento, capito? Non sì, faccio sì. più, ma insomma ci sento. Ho scritto, io l'ho visti tutti con quelle fasce di colori, ma ce n'è stato uno che invece di andare a fare le belle statuine dal prefetto con l'ordine pubblico ha preso un'iniziativa importante. Ce n'è stato uno che ha lanciato un allarme che vada al di là, mi raccomanda al prefetto e mi raccomando al signor questore. Ce n'è stato uno che ha mandato doveva essere mandato quel prefetto che ha fatto tutto quello che ha combinato in questa città. Ce n'è stato uno che ha effettivamente esercitato la sua figura istituzionale con determinazione e legalità, ma con determinazione, non prono al potere. Ce n'è stato uno, no? E allora abbiate il buon senso di stare a casa. No, no, io dicevo questo perché appunto, secondo me, a prescindere comunque un sindaco deve fare questo piuttosto che andare no, ad una manifestazione. ma se uno ha combattuto sempre, dopo va lì a fare una cosa così. Non dimentichiamoci peraltro che comunque questo è un indagato di aver ammazzato una persona, che io capisco benissimo, però comunque è un indagato. Esatto. Non Lo so io. Detto se questo, il tema... Sono a con i magistrati che indagano se la cosa... L'hanno fatto sempre, proprio, perché anche quando indagavano Valpreda ci andavano. Sicché sì. no, voglio no, dire, non è che. una riflessione, anch'io ho, ho quest'idea. Cioè Io dico me... che non ci potevano andare perché non avevo la coscienza per andarci, non la legalità. Perché non hanno fatto quello che dovevano. Cioè Ci siamo accorti di questa, di questa problematica? Eh, 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 quando. È bello che politico, anche a Canale 5 me... lui c'era andato a dirglielo che stava oh, in queste no, condizioni. No. E, e, risultato risultato allora, risultato e nessuno. Perché, è andato... perché il prefetto non c'è andato? Noi abbiamo avuto dei prefetti che sono stati uno peggio di quell'altro e bisogna anche di questo. Io sono per l'abolizione del prefetto, che è la carica più privilegiata, più inutile, e peggiore che c'è. Luigi Einaudi diceva non solo voglio abolire il prefetto, ma voglio abbattere le prefetture e ogni capannino che ci stava intorno perché sono il male della democrazia. I prefetti sono la maggior spesa e il miglior male della democrazia. Ho scritto, ho fatto già le. Dico quello che ho già detto più volte: non è che poi personalizzo tizie meglio di Caio, è una carica che va abolita. Al prefetto si è appellato però il sindaco di Arezzo sul tema della sicurezza. E eh, sto dicendo questo: di Saione, che eh, lo, lo, sai, lo sai cosa dice? Alla fine, fine l'esercito non verrà. Eh, eh. Beh, è logico, ma poi le, cioè, non è quello la funzione. Ma poi abbi pazienza, anche qui quando. Si raccontano le cose delle caserme dei carabinieri, che la colpa va sempre del maresciallo, no? Viene il ministro che è il generale, il generale e colonnello, il colonnello magio alla fine va lì fanno il culo al maresciallo. è no? così qui. È sempre colpa di un altro. Ognuno bisogna che faccia il suo, ognuno bisogna che faccia il suo. Allora il sindaco non si deve appellare al prefetto, si deve appellare a quello che deve essere, cioè al ministero, non al prefetto, perché il prefetto è il mediano. Che rappresenta un ministero, ma fa i cavoli suoi. Va dal ministro e glielo dice. Si presenta al ministro. L'altro è... assessore dello stesso. Eh, ma lascia fare, ma va dal <ride> ministro. Ma non è che formalmente ci chiedo l'esercito. E eh, chi siete perché chiede l'esercito? Sarà il ministro della difesa che decide se ci va l'esercito. Poi c'hai i vigili urbani. Che li fai fare i vigili urbani? Vuoi intavolare? In, 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 in C'è vuoi dei vigili urbani con, eh, che, che possono fare l'ordine pubblico o no? Che, che piano hai per l'ordine pubblico? Ora, scusa se no, eh, no, finisco, finisco, abbia pazienza. Io ti dico questo, l'ho già scritto e lo dico. Quando io da parlamentare lo potevo fare, andai da un prefetto e gli dissi che sotto la standa c'era dello spaccio pericoloso e che si poteva estendere al Pionta, ma io ti parlo mica di ieri, eh. sono anni, lo sai che mi disse che il questore? Il prefetto è questo, lo sai che mi disse il questore? No, il prefetto, il questore. Ma lei proprio, come? Ma sono lì, almeno si sa dove sono, no? Se vanno via di lì, chissà dove vanno. Si può ottenere l'ordine pubblico in una città con questi criteri? Io te lo chiedo, ma ti racconto un fatto vero, non un fatto inventato. Io ci ho battuto la testa. Quando andai con l'onorevole Mantovano davanti al prefetto e gli si raccontava queste cose, quanti, quanta gente intendeva distrarre da perché venne fuori che nella questura troppi stavano negli uffici e pochi nella strada, mi sono spiegato? È... e come intendeva fare? ah, incomincia a dire che c'erano i bolli contro bolli, timbi, quei che poteva far meglio, allora se tutti pensano a fare il suo eh, dopo, poi li prendi quando li prendi, non sono tutti i giudici fruganti che per quella volta lì ce l'ha tenuti e ha dato l'esempio a molti l'ha tenuti in galera li mettono fuori ma perché secondo te non si vogliono prendere la responsabilità per di... Per me c'è un fatto culturale sotto. Ma ti spiego questo perché e poi... C'è la... giudice aretino che conosciamo bene. No, lui, poverino, perché... lui Ma ha appunto... fatto quel che doveva. Eh. Ma io raccontai anche un fatto del giudice Ricciardi quando successe questo. Il giudice Ricciardi era un vecchio giudice pieno di buonsenso che è stato tanti anni ad Arezzo. Io ho sempre fatto penale. Sì che un giorno difendo dei ladri su una ditta orafa, che però il furto non era andato a buon fine, era un tentato furto. Quindi io pensavo di essere un anno e mezzo, sei mesi, otto mesi con la condizionale. Quattro anni e nove mesi senza Il giorno dopo vado lì, il comandante dice, abbia pazienza, Io come fa a avere a dei gare ladri che... quattro anni e nove mesi per un tentato furto? Ma dice, io posso, lo so che può, ma come fa? Ma dice, senta, avvocato, anzi ti do del tu, mi disse, senti Maurizio, ma te se questi qui di Roma cominciano a venire a rubare qui perché qui pigliano un anno o sei mesi o otto mesi li rimanda a casa, fra un anno qui Arezzo, te, a Arezzo 13 te, bisogna chiamarli autoblindo. E allora gli aveva dato 4 anni, 9 mesi per dire a Arezzo, meglio che non ci passate che c'è un pezzo di merda di giudice che vi da cinque anni. Funziona anche così la giustizia. Deve essere anche esemplificativa, deve essere deterrente. Noi si fa, a, oh, scusa se ho preso il via, ma no, no. a un carabiniere dice è morto quel carabiniere, è un eroe quel carabiniere. Vi ricordate quando c'era quei ladri che fuggivano e quel carabiniere un mese fa, gli è andato dietro e è andato sotto il treno per pigliarlo. Quei tre che avevano preso, il quattro che aveva fuggito, il giorno dopo li messi fuori. Sicché sì questo qui non era un eroe, questo è un coglione che si è fatto mettere sotto il treno per pigliare uno che se l'avesse preso la mattina dopo era fuori. Eh, però non si può dare questo messaggio, le forze dell'ordine io non, io non, non te lo dico, Io non ti do il messaggio che ha fatto male il maresciallo, eh. ti sto dicendo che la gente se riflette un attimo capisce che anche chi si sacrifica, Va sul difficile perché c'è un, un sistema legislativo, una magistratura che interpreta il suo ruolo in maniera un po' difforme da quelli che sono gli interessi. Ok, questo è chiarissimo. Ascolta Maurizio velocemente, ma eh, proprio in questo contesto, Saione, il fatto che si è detto che si vuole portare la caserma della Polizia Municipale in Via Filzi, quella struttura che tutti si lamentano perché è di difficile accesso. Ma, eh, e quindi... ora lei non vuol parlare della Curia ma quella è di proprietà del Vescovato perché? ma guarda lì eh, No, no, non no dire, pensare perché? poi che il Vescovato no, fa facciamo? una chiesa con 4 milioni di euro sotto gli archi, rompono sempre le scatole sulla gente che gli manca il pane che gli manca do da ma dormire ma quella, pensi che si farà? la fanno, fa. ha preso, certo. le, ha preso fortemente caldeggiato, C'è diciamo. un, un, una chiara intesa fra vescovo e, e, e amministrazione su, sulle questioni urbane mia, in maniera ma, legalissima. Eh, non voglio minimamente sì, dire. Quindi la, 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 spostare la caserma c è, c è, è collegata. Secondo me c'è un discorso generale circolare. Fin dall'inizio di questa legislatura il sindaco e, 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 il, e il vescovo sono andati di conserva. Gli interessi fondiari della, della Curia sono notevoli, anzi della diocesi, penso che si chiami così, mi mentendo tanto e voglio essere sinceri. E, 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 e che non navighi in buone acque e che abbia bisogno di vendere, lo sanno tutti, non è che lo sa nessuno. Ma e pensi che adesso ha bisogno di una, una chiesa lì in quel punto? Io dico di no. Dico di no, dico che se è vero che, la, che, che il vescovado ha 4 milioni di euro, per fare una chiesa, poi le spende 4 milioni di euro per dare da mangiare, da bere, da dormire a tante persone e non fare morire di freddo come, morto come è morto quello che ieri, 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 po pochi, è successo pochi giorni fa, esatto. insomma questo senza tetto, tra l'altro c'è questo parroco di Montevarchi che ne accoglie tanti nella sua eh, chiesa, ora io dico se lo facessero tutti i parroci... Poi quando eh, gli ho detto io, c c avete un seminario eh, voto, eh. dice che in quella trasmissione dove io ho detto questo, io non c'ero, ho fatto un'intervista a parte è scappato fuori uno di quelli lì che comanda di questa Caritas, che non so bene cosa sia, la Caritas ah, per beh. chi? No, la Caritas per chi? Perché quelli sono strutture che stai pensare allo Stato, no, la Caritas. La Caritas per chi? Se non c'è più poveri, che fanno questi della Caritas? Si incazzano perché noi non gli si paga i volontari? Cioè, sono proprio le strutture di questo paese. La Caritas, questo qui, è buonista di questa Caritas. E comunque dice, no, dice nel, nel seminario c'è 8 preti, io ma ci sarà posto per 800 persone, sono cioè 8 preti, 8 preti li metti in 5 stanze, ce ne sono 500, e quell'altro perché li metti in quella? Perché è sempre a casa mia, a casa tua mai. Allora, siamo veramente eh. in chiusura delle, di questa bella chiacchierata con Maurizio Bianconi, io mi chiedo questo. Eh, dieci anni da parlamentare, tre consigliature in consiglio regionale Consigliere comunale, consigliere provinciale, okay. presidente del consiglio comunale ho una vita di rappresentanza istituzionale Cioè come fai adesso a stare senza? Uno, bene. primo, questo è esatto, mi ha suggerito una domanda eh, interessante eh, La seconda, l'ha tirato un rigo e si è data una risposta su quello che ha lasciato No, io... Eh, questa che... vita un po' anche da combattente, perché poi è sempre io penso stato che sostanzialmente aveva... il no, me... governo era la maggioranza, no? se non sbaglio. C'è stato poco con maggioranza, eh, ci ho litigato subito. Cioè, eh, ero no, lì nel partito, no. ma ci ho litigato subito perché Tremonti cominciava a fare tutto quello che eh, aveva sì, promesso di fare. Sì, che... Poi è uscito dal, dal partito. No, dopo questo dopo, eh. ma lì litigare litigai subito. Io non è che. Eh, no, poi sono stato segretario senza... amministrativo. Del, del PDL un esempio di lodato perché io non mi sono approfittato neanche di una cialda di un caffè, gli oh, ho amministrato 600 milioni di euro, non mi sono approfittato di un manifesto. Anzi, questi da Rezza erano arrabbiati perché erano sempre gli ultimi pagati, essere pagati. Quindi, questo è un esempio che ho dato è che non si ricorda nessuno. <ride> Però anche alcuni esempi di avere eh, delle idee irremovibili, Io sono per il favorevoli al finanziamento pubblico dei partiti, sono favorevoli a. Perché sono controllati. Esatto, sono favorevoli a pagare bene gli, i deputati e i parlamentari e avere gente di qualità. Magari invece che mille se ne può fare 500 che va bene lo stesso, ma che devono essere gente di qualità e ben assistita. Eh, io tutte queste cose le ho sempre dette contro la, corrente, contro la corrente. però siccome è tutta la vita che sono contro corrente. Io sono abituato e confido che qualcuno se ne ricorda oggi, ma confido che qualcun altro se ne ricorderà domani, domani all'altro, però Bianconi lo diceva. E io ho sempre combattuto per la stessa cosa, poi se sì, non mi sono fatto molti amici, questo sì, perché ho sempre detto a tutti come la pensavo, e quindi specialmente nella mia parte politica non ho... Non... Ecco, Maurizio, tu sei sempre stato critico. Anche verso questa maggioranza che amministra Arezzo, ora siamo alla questa, fine qui, del mandato, questo giudizio sì, ne dai? No, L'unica cosa che vedi, cioè, no, chi prevedo, sarà il nuovo prevedere, sindaco Per vedere niente, è come quelli che un De Calcio: mai e poi mai fanno 13, figurati te, io, se, se. No, niente, io ho sempre detto che questa si è spacciata per una giunta di centro-destra è una giunta di interessi compositi e di centrodestra-sinistra, perché quando l'assessore principale di questa giunta il più importante di Castelli, diciamo così, più importante, proviene completamente da un'altra parte, e ci sarebbe nel Sacchetti, il sacchetti è di sinistra, da sempre, ha fatto anche, la mia, ha fatto anche il candidato della sinistra Montevacchi. non è una novità, no. eh, quindi non è che... Ma quella è una nomina tecnica. Sì, col cavolo, uno è, tecnico, uno è tecnico se non ha una tessera in tasca, se ha una tessera in tasca è un politico che è anche tecnico, perché uno che ha avuto o comunque che ha avuto un passato politico non smentito è un politico che rappresenta una parte politica. E siccome io sono convinto, tutto legale anche qui, che la, 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 la nomina di questo sindaco sia frutto di un accordo destra, sinistra, centro e interessi compositi, secondo me il sacchetto è il garante di queste cose. Però è tutto, è tutto legale, eh. cioè, parlo di politica, non parlo di... di... Comunque Ti sono apporti... riusciti a portare i turisti a Rezzo. Questa è una cosa fatta bene. Perché quando fanno bene, e io dico che non sarei stato di quelli favorevoli, che non mi tornava, invece chi è che l'ha fatto, ha dimostrato di saper fare il suo mestiere. E domani chiunque vada a fare il sindaco, un assessore che ha fatto una cosa così, merita di continuare. Non so manco chi è io. Che... Marcello Comanducci. Ecco. La... Allora bravo Marcello, e eh, ne aveva insegnato il suo babbo, che è una chiero, persona grande, quindi chiero. Sì. Magari. E lui sarà bravo, ma il suo babbo gli deve aver insegnato. L ha fatto una cosa che io, io onestamente ci avrei pensato. Cioè, ma come ha città di Piero, città della musica, no, città, 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 del città? città del Natale? Ma non siamo mica rigutinelli, Gutinelli, ma... <ride> è città del Natale. E poi, invece, non solo, ha avuto coraggio, ha avuto ragione, ha portato la gente, ha fatto conoscere Arezzo, bravissimo. Ma la rivedremo nel 2020 in qualche schieramento no, da qualche finito, o no? No, io ho finito. Se voleva andare questa volta ci poteva andare, voi lo sapete, siete giornalisti, lo sapete benissimo. Sì, io non ho, non ho chi mi rappresenta, non esiste un'alternativa. No, politici. io la penso in un certo modo che come me non la pensa quasi nessuno. Cioè meglio, quelli che la pensano sono rassegnati a non pensarla così. Io, esatto, io sono contro questo sistema finanziario, europeo finanziarista dei mercati. Ma sono anche contro andarci contro col coltello fra i denti e come gli indiani contro le mitragliatrici. Bisogna fare le cose con intelligenza, cioè, ci vorrebbe non un centrodestra, ma un, 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 un movimento di italiani, di italiani che mettono le cose a posto e dicono: intanto ci sono questi interessi da tutelare, questi valori da tutelare. Con molta calma si rimette insieme la Costituzione, le leggi, le cose. Con molta calma. Ci vuole 4-5 anni, ma se no così si va alla rovina, non e in quell'altra maniera si fa sbaglio. I sgattari. parlamentari che ti hanno sostituito si interessano di Arezzo come facevi te? Si preoccupano di Arezzo? Non lo so, non mi interessa, non me ne occupo. Io ho sempre stato accusato di non aver fatto niente, ma adesso ho fatto più cose io da me in, in due mesi che questi già in un anno. Cioè, Anche perché non, obiettivamente se chiedi alle persone chi sono gli attuali parlamentari... Ma io se ti metti in fila tutto quello, tutto quello che ho fatto per questa città e la gente fa finta di... Me lo dicevano, eh cioè Bianconi non si occupa del territorio, specialmente uno di quelli che è lì ora. Eh Bianconi il territorio, se ne occupava lui del territorio. Ora infatti si vede. Ci vorrebbe un'altra puntata, magari la faremo No, no, basta, basta. Come basta, beh, finita la carriera politica, inizia quella. No, 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 no io, no, io l'ho già fatta anche qui. <ride> io, io faccio, faccio l'avvocato lietamente. Eh. Scrivo qualcosa, speriamo di scrivere bene. Poi negli weekend mi occupo di giardinaggio, che sono tanta passione a forte di marmi con, la mia, con il mio giardinetto, sto lì, vado un po' alla spiaggia anche d'inverno, e poi comincio la settimana. Però, oh, ho un'età, eh perché volendo spara. Detto questo. Ne, se mi vengono <ride> una rompere i coglioni sì. <ride>